Amici, un forte abbraccio da Robin Hood, anzi da Marco Fedeli. Questa è L Radio 88 e 100 della modulazione di frequenza. Allora, il mio saluto si estende a chi ci riascolterà nella replica delle 20:30 oggi, puntata che non poteva eludere quelli che sono i temi principali di quanto sta accadendo anche in questi minuti. Credo che ancora sia riunito il PD al Senato, perché questa faccenda delle unioni civili, dello stralcio delle adozioni gay e il presidente Grasso che si è pronunciato per la non ammissibilità di questo super canguro, quindi i 5 Stelle che sono accusati dalla senatrice Monica Cirinnà di essere dei bugiardi testuali, insomma tanta la carne al fuoco. Noi oggi avremo tanti ospiti, alcuni stiamo già predisponendoli perché volevamo anche così chiarire un siparietto che si è venuto determinando in una trasmissione a respiro nazionale. Parliamo dell'Arena di Giletti di domenica scorsa, che ha visto protagonista la onorevole Nunzia De Girolamo e l'onorevole Giulio Santarelli. Io ho voluto chiamare la onorevole De Girolamo, che ci onora della sua presenza in trasmissione, perché credo che forse c'è stato un grande malinteso, però l'abbiamo sentita molto risentita e mi dicono che ce l'abbiamo già in linea, e io la ringrazio. Benvenuta in trasmissione, onorevole De Girolamo. Salve, grazie. Guardi, grazie, io vorrei dedicare 30 secondi a questa cosa, perché probabilmente abbiamo delle tematiche assai più importanti. Io so che lei ha 3 minuti perché sta per partecipare ad un incontro di lavoro. Allora, sì. Flash, ma che cosa è successo da Giletti? Si è arrabbiato tantissimo lei. No, ma guardi, perché in realtà si stava parlando di tutt'altro, di doppi stipendi, di eccessive pensioni e triple pensioni che prendono alcuni, tipo l'onorevole Santarelli, che comunque prende 8.000 euro al mese, mentre tanti giovani non andranno mai in pensione. Mi perdoni, ma questo fischio viene lì da lei o da noi? Perché c'è un fischio assordante. Lo sente anche lei? No, non viene da me. Eccolo, non c'è più il fischio, probabilmente la regia ha già predisposto la soluzione. Ecco, adesso la sento benissimo. Le dicevo che, a differenza sua che prende 8.000 euro al mese, ci sono tanti giovani che non andranno mai in pensione e tanti anziani che stanno con meno di 500 euro di pensione. Allora, quando si trattano questi argomenti ci vuole sempre almeno un po' di umiltà e di ragionevolezza. E questa era la premessa che fa la De Girolamo. Fin qui nulla esce. Questo, lui parte contro Berlusconi. Cioè, come se Berlusconi fosse buono per tutte le stagioni, ma che c'entra Berlusconi? E riteneva che io non potessi parlare in qualità di berlusconiana. Ho tenuto a precisare a questo signore un po' maleducato e anche inopportuno che forse è più opportuno confrontarsi sui fatti senza avere dei pregiudizi nei confronti delle persone. Che Berlusconi la pensione della politica non la prenderà, ma soprattutto ha dato tante pensioni in Italia con tutte le aziende che ha fatto, e una cosa è certa, piaccia o non piaccia a Berlusconi, in politica ha centrato con i suoi soldi. Non c'è dubbio, questo lo sanno tutti, però io ancora non riesco a capire il motivo del contrasto forte, perché lei ha detto, cioè praticamente lei dice, io sto dicendo e sto facendo un'intervista a parte l'onorevole Santarelli, già presidente della Regione Lazio, già sottosegretario di Stato alle partecipazioni statali, all'agricoltura e poi, quindi un cursus diciamo onorum abbastanza sostenuto, che motiva probabilmente quegli 8.000 euro a cui lei fa riferimento, probabilmente anche giustamente, e lui all'improvviso parte per la tangente e fa questo exploit, questa cosa. L'ho trovato inopportuno. Cioè, ma quindi è partito da lui l'aggressione? Sì, certo. Cioè, mi parla aggressione in modo di dire. Cioè, era stato anche abbastanza ragionevole, non l'avevo mica incolpato, gli avevo solo detto di riflettere su alcune cose. Poi chiaramente gli ho ricordato che purtroppo la mia generazione paga il debito pubblico che è stato prodotto
e che è saltato alle stelle negli anni in cui faceva politica lui, e lì è impazzito del tutto, diciamo. Allora guardi, le dico una cosa, forse a testimonianza, dopodiché ho un paio di domande invece, perché in queste ore sta maturando qualcosa di importante al Senato, c'è il PD riunito, non so se è ancora riunito. L'onorevole Santarelli già ci ha avuto uno scontro con Antonio Di Pietro, perché Antonio Di Pietro era portavoce del fatto che il debito pubblico era aumentato anche grazie alle tangenti che avevano fatto ampliare il debito pubblico. Quindi è uno. E dopodiché lei ha fatto quest'altro intervento dicendo praticamente che non era d'accordo sul fatto che il debito pubblico era stato creato da Berlusconi. In un certo senso i soldoni mi pare che sia questa, no? È qui che si è arrabbiato lui. Ma certo, l'aumento del debito pubblico è precedente all'ingresso di Berlusconi in politica, il picco dell'aumento del 50% c'è stato negli anni precedenti e ci sono i dati che lo dimostrano. E voglio dire, elogio alla memoria, perché qualcuno dovrebbe pure studiare in questo paese i dati e non incolpare sempre la stessa persona di tutto. Io devo dire una cosa, adesso passa un altro tema, due domande che io ho concertato con lei, tre domande, mi ha detto Federi, tre domande al volo perché vado di corsa e io sono sempre rispettoso dei miei impegni. Però io devo anche dirle che dopo chiamerò Santarelli e dirò guardi che lei probabilmente ha perso la Trebisonda, onorevole, perché l'onorevole De Girolamo ha appena detto questo. Però gli dica che io sono una donna di buon senso e sempre democratica, a differenza quindi, probabilmente tua, quindi lo saluto con tanto affetto. Quindi allora io organizzerò un altro siparietto dove ci sarà la pace tra dopo Di Pietro, un socialista, che è stato un record. Dopo che avrà chiesto scusa a Berlusconi, sicuramente. Beh, questa sarà un po' più dura conoscendo il tipo. E allora non ci sarà il siparietto. Vabbè, vediamo, cerchiamo di arrivarci. Invece due domande. Allora, mi pare che sia il primo stop del governo Renzi, tra le altre cose, perché di fatto adozioni gay e questo discorso dello stepchild adoption, mi sono informato con Cilipoti per la pronuncia, scherzosamente Cilipoti ce lo permette, è ospite spesso della nostra trasmissione, mi pare che sia proprio arrivato alla fine, insomma, no? Ma finalmente diciamo che Renzi fa una scelta obbligata di buonsenso. Io non sono né per le posizioni intransigenti super cattoliche né per quelle super laiche fatte poi per avere voti, che tra l'altro non li produce una legge di questo tipo. Sono per fare scelte di responsabilità e che non girino la testa di fronte alla realtà. Nel caso di specie, i diritti civili vanno portati a casa, in tutta Europa è così, siamo in procedura di infrazione e credo che sia una cosa civile riconoscere alle coppie eterosessuali e omosessuali i propri diritti. Ma su questa cosa mi pare che sono tutti d'accordo sui diritti. Esatto, la forzatura di Renzi ad allargare anche alle stepchild e quindi all'utero in affitto, rispetto al quale io sono assolutamente contrario, perché indirettamente e culturalmente si consentiva con l'adozione del compagno. De Girolamo, diciamocela tutta, secondo lei lui ha soppesato le esigenze di governo da una parte e la voglia di non rompere troppo con la sua sinistra da un'altra, quindi alla fine si è fatto due conti e mi pare che alla fine ha adottato una soluzione che era di governo, cioè di maggioranza di governo. Sì, ma adesso deve adottare, soltanto che adesso deve adottare una soluzione di realtà, perché i numeri al Senato non ci sono, come loro stesso. Beh, l'ha dichiarato lui, per quindi. Infatti, basta eliminare la Charlie, si trova l'intesa con si sbrighi perché ha questo impegno di lavoro, onorevole, c'ho l'ultimo secco. Dopo c'ho il ministro della salute Lorenzin tra qualche minuto, che è portavoce dell'inasprimento delle pene per quanto riguarda l'utero in affitto. Devo dire, Paolo Liguori è stato durissimo, uno scontro con Telesa, ha detto è un mostro chi commissiona queste cose, bla bla, è stato veramente durissimo. Anzi, guardi, oggi dovevo anche avere Paolo, il direttore in linea, ma evidentemente c'è qualche problema in questo momento. Lei sarebbe d'accordo all'inasprimento delle pene per l'utero in affitto e per chi commissiona? Noi abbiamo i contratti proprio da 20.000 a $120.000 che ci sono stati forniti, proprio una cosa inqualificabile. Sarò severissima. Per quanto mi riguarda, io sono contrario all'utero in affitto sia per le coppie etero che per le coppie omosessuali. Sì? Va bene l'inasprimento di cui parla Lorenzin, però visto che al governo va affrontato anche bene della certezza della pena e della celerità dei processi, visto di chi sta al governo, in questo paese le pene ci sono ma nessuno le applica, i processi durano un'eternità, di solito abbiamo i processi politici nei tribunali. Va bene, mi devo spiegare. Senta, siccome ho guadagnato 5 secondi, ma lei è d'accordo con quello che ha detto Santarelli all'inizio quando parlava della Kohl's che voleva usare i soldi per andarsene dall'Italia in Austria eccetera eccetera, quella cosa è d'accordo con Santarelli? Sì, io penso che la faccio essere d'accordo con Santarelli. Quella signora, per essere coerente con i suoi
suoi valori, sì, dovrebbe rinunciare anche ai soldi dell'Italia, perché non si può essere italiani a convenienza. Bene. Sinceramente un milione di euro, molti Beh. Italiani non li Beh. Trovano un po' vita. Meno, 987 mila, vabbè, 13 mila li abbiamo presi noi. Grazie, la firma era quella della onorevole Nunzia De Girolamo, ci ho messo esattamente quello per cui mi ero impegnato, la salutiamo, passiamo velocemente a questo punto, dobbiamo andare a cercare il collegamento con Giulio Santarelli, avevamo raccomandato evidentemente anche un ascolto della trasmissione, non mandiamo la musica perché vedo che già mi segnalano la presenza in linea dell'onorevole Giulio Santarelli, che saluto, benvenuto in trasmissione onorevole Santarelli. Salve a voi e all'onorevole Di Girolamo, che nonostante tutto è una donna salutato. E quindi va rispettata per quello che è. Oh, quindi addirittura se dovesse arrivare una rosa, a un garofano, qualche così almeno è arrivato un socialista, arriva un garofano mandato a Berlusconi e ci sarebbe il siparietto simpatico no, in trasmissione. A Berlusconi io non manderò nessun garofano. Ce lo mando alla De Girolamo se serve. Perché peraltro io con Berlusconi sono creditore, perché quando nell'84 un magistrato gli oscurò le sue le trasmissioni. Sì. Crack, si fece un decreto, io venni precettato per andare a votare la trasformazione del decreto in legge dello Stato, quindi l'ho fatto. Quindi ho fatto un foro a Berlusconi, ma da Berlusconi non ho mai ricevuto niente. Allora, questa è una notizia, facciamo questo lancio d'agenzia, mi pare giusto, dice Santarelli, sono in credito con Silvio Berlusconi, ergo non devo mandare dei fiori che sono stati richiesti dalla onorevole Nunzia De Girolamo, perché ancora mi deve, diciamo, i ringraziamenti per essere stato precettato a votare a favore delle sue aziende da Bettino Craxi, quindi, esatto. Quindi non mi deve toccare Craxi. In poche parole significa. Non c'è dubbio. Anche perché io faccio parte di quel governo. Sì, però c'è una cosa. Non era uno che passava per caso da quelle parti. Era sottosegretario di Stato al Ministero dell'Agricoltura, dove poi lei, la Di Girolamo, è stata ministro e ha cambiato partito proprio perché l'hanno costretto a dimettersi da ministro, perché allora altrimenti forse rimaneva nel partito di Alfano d'accordo con Renzi. È chiaro, facciamo una bella mail indirizzata all'onorevole De Girolamo, la trasmissione glielo farà pervenire e così si spiega anche il credito vantato da Santarelli. Allora mi perdoni perché poi in arrivo anche il ministro tra breve, il ministro Lorenzin fra 8-9 minuti, io quello che vorrei peraltro dire Santarelli, ma lei, la De Girolamo, tornando al siparietto che l'ha vista protagonista, devo dire che mezza Italia, il 30% mi dicono di share, quindi una trasmissione che ha fatto un picco, cioè, la colpa sembrerebbe che non è della De Girolamo, ma è lei che diciamo è partito per la Trebisonda. Ma è la De Girolamo che continua a menare. Forse sbaglia, cioè, i tempi. Vediamo ma è totalmente disinformata, perché i dati dicono che negli anni 90... No, questa è un'altra cosa. Io le sto dicendo, ma chi è che è partito per prima ad arrabbiarsi? Lei perché ha attaccato la Prima Repubblica e il governo Craxi accusandolo di cose sbagliate e quindi ha determinato la mia reazione nei confronti di quello dei danni che per l'Italia ha combinato Berlusconi nei 20 anni in cui è stato o Presidente del Consiglio o capo di un'opposizione che ha lavorato sempre a favore delle proprie aziende anziché dell'Italia. L'Italia con Berlusconi era screditata nel mondo, ci ridevano appresso in tutto il mondo. Ricordiamo che evidentemente lo spread era arrivato a qualcuno dice che forse la Germania ci ha messo del suo in quel momento. Ma al di là dello spread, che può essere anche una speculazione dei mercati finanziari contro l'Italia, il problema è che con Berlusconi e con la Berlusconeide, con tutte le vabbè, non entriamo nel merito. L'Italia era screditata nel mondo, ci ridevano a prezzo. Per fortuna che abbiamo chiuso la parentesi berlusconiana, altrimenti l'Italia non si sarebbe rimessa in piedi, che Renzi avrebbe dovuto faticare molto di più per rimetterla in piedi. Beh, guardi, io avrei preferito magari saltare direttamente la parte di Letta, di Monti, soprattutto di Monti e quant'altro, arrivare magari subito a Renzi, forse sarebbe stata una soluzione più indolore, meno peggio. Vabbè, ma con i sé non si fa la storia, dici, quelli ci sono stati, punto e basta. La domanda che io ho fatto a Silvio Berlusconi è stata para questa, dico, Presidente Berlusconi, se lei tornasse indietro, rifarebbe quello che ha fatto? Lei ha fatto per esempio una cosa non giusta nei confronti del suo popolo, dei suoi elettori, si è dimesso da un governo per un'altra persona che è stato nominato da Napolitano. Dice, ma caro me, ma risposto, quella forse è stata l'unica cosa saggia che ha fatto Berlusconi. Dice? Sì. Perché ha posto fine all'aggressione finanziaria ed economica del mondo nei confronti dell'Italia, e l'Italia con un personaggio come Monti,
con il quale si può discutere finché si vuole, però ha fatto delle cose che servivano a rimettere in sesto le finanze italiane. Quindi un bravo di Sottecchi a Monti, anche no, un bravo Berlusconi che ha accettato di andarsene. Vabbè, però insomma, l'ha mandato via poi, grazie a Napolitano, l'ha mandato via Monti, insomma. Vabbè, lui si poteva, poiché aveva perso la maggioranza, non è che Napolitano si è sognato una bella mattina di cacciare via Berlusconi. Ha preso atto che non aveva più la maggioranza e qui doveva andarsene. Sarebbe stato grave se, nonostante la perdita della maggioranza, avrebbe preteso di rimanere in carica. Allora, quando Monti dichiara in aula, così la porto di palo in frasca l'altro giorno, che dice che Renzi è la cosa maggiore che a colpi di maglio e di clava colpisce ogni giorno con l'Unione Europea e quant'altro, quindi a chi dà ragione, a Renzi o a Monti? No, ma io 10.000 volte a Renzi, nel senso che Monti ha fatto bene nel momento in cui ha dovuto fare quelle cose che ha fatto. Renzi sta oggi determinando le condizioni perché l'Europa la smetta di essere l'Europa del rigore e della disoccupazione per riprendere la via della crescita e dello sviluppo. Devo dire che Giulio Santarelli, quando ci si mette, oltre ad essere pratico divino, perché ha una bella azienda, la Castel De Paoli, si è bravo anche a fare un po' il tuttologo. Ma Santarelli faccio il tuttologo, convinto perché penso che senza Renzi l'Italia non si rimetteva in piedi. Non era mica detta male, era detto tuttologo che permette al conduttore di andare a 360 gradi e oggi le potrei fare la domanda delle 100 pistole che dice pressappoco questo: secondo lei è l'inizio di una discesa pericolosa quella che si sta ponendo in questo momento? Il decreto Cirinnà che viene ritirato, le adozioni gay che... il decreto Cirinnà viene ritirato per una questione di realpolitik, come si direbbe nei che dimostra che però Renzi non ha la maggioranza al Senato. A parte che non c'è la maggioranza, poi è l'ennesima dimostrazione della inconcludenza dei grillini. Perché i grillini hanno avuto in mano la possibilità di contestarsi una riforma. L'hanno rifiutata, Renzi è costretto a prendere atto che non si può fidare da questa banda di ragazzotti e quindi è costretto a ritornare dentro l'ambito della maggioranza senza abbandonare la cosiddetta stepchild adoption. L'abbiamo chiesto a Scilipoti, quindi rinviando il tutto a una legge complessiva che riordina la materia delle adozioni. Quindi non si deve dimettere, insomma. Dico il presidente, no, perché vedo qua le dichiarazioni dei grillini che stanno arrivando. Dunque, le pensioni, le riforme le ha fatte con chi ha le pensioni d'oro. E attenzione, Santarelli, perché potrebbe toccarla. Poi, ma lei non è in Parlamento. La legge elettorale l'ha fatta con Berlusconi, la Costituzione l'ha cambiata con Verdini, le unioni civili. Mi perdoni, le sta facendo con Alfano. Il Job Act l'ha fatto con chi non ha mai. Mi fa finire la domanda. Il Job Act con chi non ha mai lavorato. A questo punto la riforma della giustizia, qualcuno dice, è Di Maio, mi pare, la fa con Totò Riina. Vabbè, ma Di Maio è un ragazzotto viziato. Di Maio ogni volta che apre la bocca dimostra di essere un ragazzotto cresciuto male e di non aver capito il privilegio che ha avuto quando è stato nominato vicepresidente della Camera con i voti del PD. Quindi lui prima dovrebbe ringraziare il PD quando comincia a parlare, perché altrimenti avrebbe continuato ad essere un emerito sconosciuto venendo dalla periferia napoletana. Dopodiché Di Maio deve imparare che cosa sono le istituzioni e il senso dello Stato, che non ha né lui né tutti gli altri grillini, meno che mai Grillo. O poi, per non parlare del capellone con la berretta, perché quello a me mi fa proprio ribrezzo. Il capellone con la berretta, chi è? Aiuto. Il capellone con la berretta è Casaleggio. Scusi, non avevo capito perché non è ora non c'è nessuna democrazia al mondo che si avvale di un potere di veto di un signore che ha un'associazione privata a scopo di lucro, che ha il veto, che ha la possibilità di determinare il comportamento del gruppo parlamentare. Questa è un'anomalia grave di cui si sentono responsabili i grillini e di cui prima o poi saranno chiamati a rispondere, perché non è normale questo in una democrazia avanzata come quella italiana. Santarelli, un sì o un no, perché poi ho una dedica da fare. Allora, peraltro con una canzone che adesso chiamo Scilipoti e mi faccio aiutare. Allora, inasprimento delle pene per l'utero in affitto. Mi dica sì o no? Sì. Perfetto, è stato velocissimo. Ringrazio l'onorevole Giulio Santarelli per aver partecipato anche oggi a Robin Hood.